Buongiorno a tutti, volevamo partire questa volta da una precisazione fatta da Domenico, detto Mimmo Boffi, che è il creatore, diciamo, della Foiling Week, poi ci spiegherà più o meno in società con chi e in che modo è riuscito a esportarla a questo punto in tutto il mondo. Rispetto a quello che è stato il video precedente, insomma, dove abbiamo parlato di autostabilizzanti, invece lui dice giustamente sarebbe più corretto dire a portanza autoregolante. Cosa ne dici, Pietro? Sì, esattamente, sono stato giustamente ripreso in questo mio errore. Non sono autostabilizzanti, nel senso che non è che stabilizzino automaticamente la barca, ma sono a portanza autoregolante, cioè quello che succede è che se quando la barca tende a uscire troppo dall'acqua, cioè tende a volare un po' troppo, di fatto la superficie immersa proprio dell'ala diminuisce, per cui automaticamente diminuisce il lift, la capacità sollevante dell'ala stessa, e quindi, diciamo, si regola da solo, per cui raggiunge un punto di equilibrio in maniera autonoma, cosa che non succede invece appunto sui mot, in cui volendo, fin quando l'ala che è a T non esce completamente dal livello dell'acqua, la portanza rimane uguale, perché la superficie che crea portanza rimane la stessa. Certo. Allora, diciamo che parliamo a questo punto dei Dalí foil, dei cosiddetti Dalí foil, dalla forma dei baffi di Dalí quando aveva intrapreso, diciamo, la sua carriera più commerciale, diciamo, che tra l'altro gli ha funzionato molto bene anche in vita, a differenza di molti altri artisti. E nulla, questi sono sostanzialmente dei foil che sono stati utilizzati in maniera importante dagli Mocha, chiaramente da quelli che andavano più forte, e insomma hanno funzionato decisamente bene. È stato interessantissimo peraltro vedere, diciamo, il confronto tra chi utilizzava i foil come le Clac e chi invece l'aveva rotto, esatto, giusto? Come, esatto. Hugo Boss, che andava carichissimo di vele e però andava praticamente alla stessa velocità, che è stata veramente una delle cose più divertenti e interessanti dell'ultima regata intorno al mondo. Certo, devo dire che si è visto appunto sia la parte positiva sia la parte negativa di questi foil, perché onestamente in generale chi aveva questo tipo di strumento è andato più veloce rispetto agli altri, però uno si è dimostrato come ci diceva ieri che sono qualcosa che si può rompere, sono comunque una cosa che non si può disattivare, non si può togliere, per cui di fatto Hugo Boss ne ha rotto uno, e dall'altra parte che sì, vanno molto bene, ma in verità Hugo Boss mezzo azzoppato è arrivato, mi pare, un centinaio di miglia solo dietro le Clutch, se non mi ricordo male, comunque sì. non una distanza stratosferica che fa pensare che insomma che abbia viaggiato per mezzo mondo andando a un nodo in meno, ecco. Esatto, no? Infatti poi nelle regate non sai mai se quello che ha la situazione sotto controllo sta un po', diciamo, giocando col proprio margine per la sicurezza, oppure, certo, oppure no. Sicuramente, diciamo, Thompson non è famoso per essere uno che tira il freno a mano, per cui sicuramente lui è andato al 100% o molto vicino.